Ecco, Gesù dice, il più grande tra voi sia il vostro servo. Penso che erano parole forti per quei farisei scrivi di quei tempi. Però anche oggi, se guardiamo un pochettino, anche la società, nella società di oggi, basta guardare la televisione o anche al vostro lavoro, vige la legge del io, ambizione, arrivismo, scavalcamento degli altri, affermazione di se stessi. E sappiamo anche quali sono le dolorose conseguenze a cui si arriva nei rapporti sociali: prepotenza, sfruttamento, disprezzo dei più deboli, dei più poveri. Queste parole penso che sono anche ancora di più necessarie oggi che magari 2000 anni fa. E Gesù invece va totalmente contrario, offre questa sorprendente, il più grande tra voi sia il vostro servo. Esattamente contrario della nostra mentalità, che cadiamo così facile nella superbia, nella prepotenza. E poi si legge anche, no, nella prima lettura, si legge anche nella prima lettura molto forte di questo profeta Malachia, che parlando direttamente ai sacerdoti, come Gesù stava parlando ai responsabili religiosi 2000 anni fa, ma anche molto prima di Gesù, il profeta Malachia. Guarda, potete prendere quella prima lettura e sostituire la parola sempre sacerdoti, ma applicare a tanti vescovi e sacerdoti oggi. E vi spiego. Pensate, tornando un pochettino prima di Gesù, perché Gesù ha fatto un grande esempio. Prima di morire ha lavato i piedi degli apostoli. E lui, che era il maestro, ha fatto questo gesto che perfino Pietro non voleva neanche lasciare Gesù lavare i piedi, perché questo non è dignità, no? Perché tante volte nelle strutture, nel civile e anche nella chiesa, bisogna rispettare quello in alto, perché anche io, essendo nella struttura, mi dà gloria anche nella questa struttura. Perciò, se i discepoli seguono Gesù, Gesù deve essere grande, così anche i seguaci si sentono importanti e grandi, no? E come anche oggi. Perché pensate anche noi, quante occasioni in una giornata per attuare la parola del servizio come frutto dell'amore verso tutti, senza preferenze di persone, compiuto in modo gratuito, prevenendo agli altri, amorevoli, come una madre che nutre e dà cura ai suoi bambini. E io vorrei dire però soltanto una parola qui, pensando, no, queste parole di Gesù nel Vangelo di oggi lui dice che ha detto: osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere. E questo veramente mi viene tanto in mente, questa cosa qua, perché Gesù, che è Dio, sapienza infinita, ha fondato la Chiesa non su 12 angeli perfetti da paradiso, ma su 12 uomini peccatori. Si vede anche nel Vangelo quante cavolate ha fatto San Pietro. Nonostante quello, Gesù ha detto che tu sei il Papa, il primo Papa della Chiesa. Se guardate la storia della Chiesa, migliaia di persone hanno lasciato la Chiesa Cattolica, la Chiesa vera che Gesù ha fondato, perché hanno guardato tanti farisei e scribi nella Chiesa in tutti i tempi. E questo vuol dire, nella sapienza di Dio, lui ha fatto così. Vuol dire che una delle prove fondamentali per arrivare al paradiso e di accettare come Gesù ha fondato la Chiesa, nonostante che ci sono tanti peccatori nella Chiesa, e io per primo. Io mi confesso, o mi sono confessato ieri. Cioè, è difficile. Quante persone sono venute alle vostre case, ok?
bussando e sono testimoni di Geova. Tante volte io chiedo loro, ma voi siete battezzati cattolici? Sì, ma la chiesa è tutto pieno di peccatori. Quanti migliaia hanno lasciato la chiesa cattolica? E nonostante quello, guarda questa cosa di Dio, nonostante che è fatto di peccatori, Dio non cambia l'idea, cioè dentro questa chiesa piena di peccatori ci sono i tesori dei tesori, c'è l'Eucaristia, c'è la confessione, c'è la guida del Papa, infallibile. E vi spiego ancora più forte, se io ho fatto ieri sera 100 peccato mortale, ogni tipo di peccato che si può immaginare, e poi sono venuto qui stamattina per celebrare la messa, non mi sono confessato, la messa è valida. Per me sarà un sacrilegio, perché sono un peccato mortale senza confessare. Ma per voi la messa è valida. Vi spiego, Dio non cambia l'idea. La messa è valida e voi ricevete il corpo di Cristo nonostante che i preti in peccato mortale. Mi spiego come funziona la cosa. Perciò volevo, e per questo però anche la Madonna, quando parla a Fatima, anche da Giappone, dappertutto, dite, pregate per il Papa, Vescovi e Sacerdoti, perché il primo bersaglio del diavolo sono il Papa, Vescovi e Sacerdoti. Perché se un Vescovo o Sacerdote va verso il Paradiso, lui porta tante anime con loro, con lui. Se lui va verso l'inferno, lui porta tante anime con lui in quella direzione. Per questo la Madonna dice pregate, pregate, pregate. E poi quest'altra cosa che volevo, una piccola parentesi qui, che Gesù diceva non chiamare nessuno padre. Vuol dire che anche i genitori della famiglia, voi babbo, i figli non possono più dire padre. Gesù voleva piuttosto dire questo, come si spiega anche nel Vangelo, no? Perché ha detto che c'è soltanto una guida. E quello è Cristo, cioè c'è una grande tentazione per genitori, sacerdoti e vescovi di credere che quella sapienza, intelligenza nella loro testa appartiene a loro, appartiene a me. Invece tutto viene da Dio. San Paolo dice nella lettura che neanche un buon pensiero, o anche un buon pensiero viene dallo Spirito Santo. Ma c'è la nostra tendenza di credere io sono intelligente, bravo, meglio degli altri. Ecco ciò che Gesù sta dicendo. Vieni da Dio. Noi dobbiamo avere quell'umiltà di capire che ogni cosa che abbiamo, anche un buon pensiero, vieni da Dio. Ma la nostra superbia dice no, io sono intelligente. Alleluia. Allora, di nuovo pregate per tutti, no? Okay. E poi la cosa, un'altra cosa che volevo dire anche, pensate un po', i farisei scribi erano abbastanza furbi di fare bella faccia davanti alla gente, no? Io osservo la legge, ogni cosa. E perciò la maggioranza delle persone 2000 anni fa non ha capito questo grande problema dei farisei scribi. Così nello Vangelo si trova tanta polemica tra Gesù e i farisei scribi. Perché i farisei scribi, nonostante che dicevano belle parole, discorsi eloquenti, portavano la gente lontano da Dio. Una volta nel Vangelo Gesù ha detto che voi fate una conversione di una persona e diventa peggio di voi. Perciò la cosa che voglio dire è che oggi le persone che non seguono Cristo, sto parlando di sacerdoti e vescovi, devono essere ancora più furbi. Perché devono fare finta di non soltanto vivere l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo Testamento, nonostante che sono pieno di superbia. Così sono ancora più furbi e più difficili di vedere la verità sotto, nonostante che i frutti sono negativi, non positivi. E allora tutta questa preoccupazione di rispetto umano, e questo succede anche fra i laici. Mi ricordo quando ero parroco 4 anni in una parrocchia qui a Perugia, che mi meraviglia quanti laici volevano entrare nella parrocchia per mettersi davanti e io sono importante, volevano l'applauso delle persone. C'era uno in questa parrocchia, uno da destra, uno da sinistra, e volevano sparare l'uno all'altro.
e la mia idea, ma perché non andate fuori dalla chiesa e fuori dalla parrocchia per sparare l'uno all'altro, invece di entrare nella parrocchia per fare questa battaglia? Cioè tutti vogliono essere applauditi e vogliono essere, tutti credono che io sono il più santo degli altri. Questo succede fra tutti, perché abbiamo tutto peccato originale, peccato originale. Adesso io vorrei, guarda, io vorrei darvi un esempio molto, molto, molto concreto. 2 settimane fa c'era una diocesi in Texas, lo stato di cowboy, si chiama El Paso, e c'era un anno fa nel piccolo governo, è una città più di 500.000, e hanno fatto questa legge in favore di omosessualità, no? E le coppie di omosessuali, no? Così, un mese fa, questo sacerdote lì ha scritto su Omelia e anche nei giornali esattamente l'insegnamento della Chiesa, preso dal catechismo su omosessualità e anche dalla la Bibbia. Quando il vescovo ha visto quello, ha tolto quel sacerdote da una grande parrocchia e ha mandato a una parrocchia 400 chilometri lontano nel deserto, dove ci sono 2 gatti e 3 topi. E la gente era tutto triste, perché lui offriva tutta la tradizione, il rosario e la confessione, tutte queste belle cose, e adesso la parrocchia è quasi abbandonata. E questo si può trovare tutta l'informazione per chi vuole sul sito, su internet, realcatholictv.com. La diocesi si chiama El Paso, Texas. E questo, il vescovo diceva che questo non è espressione di ciò che la Chiesa insegna, nonostante che il sacerdote ha citato esattamente dal catechismo. E poi i laici hanno cominciato a pregare il rosario davanti al posto dove c'è il vescovo, il cancelliere, come si chiama, arcivescovile, qualcosa, no? E il vescovo dice: ma dobbiamo avere misericordia e amore, nel nome di tolleranza dobbiamo amare quelli che vogliono fare atti di omosessualità. Cioè, nel nome di amore e misericordia dobbiamo abbracciare quelli e anche abbracciare il loro stile di vita. Ma noi cristiani distinguiamo fra il peccatore e il peccato. Noi amiamo tutti con la tendenza di omosessualità, ma odiamo l'atto di omosessualità. Il vescovo non vuole fare questa distinzione e accusa quel prete di non seguire la Chiesa Cattolica. E allora, e poi i sacerdoti, tanti sacerdoti hanno seguito queste cose, fanno le scherzi come i movie di Hollywood, ogni cosa. E tante persone, almeno in America, anche in Europa, stanno scoprendo che ci sono tante parrocchie e diocesi in questa situazione, che negli ultimi 50 anni hanno cambiato, non seguono più il Papa o i dottrini della Chiesa, e stanno unendosi con internet. Stanno scoprendo tutte queste cose attraverso internet, che loro non sono soli e neanche crazy, ma matti. E allora, e poi la cosa ancora peggio di questo è che il vescovo ha stabilito questo istituto, si chiama Tepeyac Institute. Il nome viene da quel monte dove la Madonna è apparsa a Juan Diego, la Madonna di Guadalupe. In quel istituto insegnano tutti i catechisti tutte queste cose che sono totalmente contrarie alla Chiesa. Dicono che, per esempio, l'Eucaristia deve essere rilevante alla gente. Questo vuol dire in Cina bisogna fare l'Eucaristia con riso. In Latina Americana bisogna fare l'Eucaristia con Gran Turco. E poi la messa è soltanto un fare, come si chiama, fellowship, come si chiama in italiano, di fare amici fra loro, no? E non è un sacrificio, soltanto è di fare stare insieme nella messa, nient'altro. E poi dicono anche che dopo la morte avrete una seconda opportunità. Cioè, quando tu muori, anche se tu sbagli, a causa che Dio è morto, dopo la morte tu puoi anche cambiare l'idea.
ecco ciò che sta insegnando in questo istituto, in questa diocesi, in tante diocesi, almeno negli Stati Uniti. Loro dicono che le cose importanti sono queste cose di giustizia sociale, mettendo l'uomo al centro invece di mettere Dio al centro. Non c'è più l'inferno, non c'è più purgatorio, non c'è peccato originale, e le persone sono accusate di essere da un altro mondo. Quindi guardate, questo Vangelo di oggi è molto più applicabile oggi che 2000 anni fa, e la grande maggioranza delle persone sono addormentati di ciò che sta succedendo. La cosa che voglio dire è molto semplice. Siamo in quel periodo che veramente il corpo di Cristo mistico, la Chiesa, sta adesso entrando la Settimana Santa per passare la crocifissione prima di arrivare alla risurrezione della Chiesa. Così come la Madonna dice spesso, pregate, pregate per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, perché veramente è la tentazione è molto forte alla superbia di essere importanti davanti alla gente e abbandonare Gesù, come hanno fatto 2000 anni fa e hanno fatto durante tutti i secoli della Chiesa. Pregate e pregate, perché la vita è una battaglia, non è un posto di fare le vacanze, e preghiamo tanto. Per tutte le persone oggi che sono molto tentate fortemente di lasciare la Chiesa Cattolica e perciò anche i sacramenti e tutti i tesori della Chiesa a causa di tanti farisei e scrivi nella Chiesa oggi, e anche preghiamo per i farisei e scrivi oggi nella Chiesa che si rendono conto che loro non sono Dio, c'è soltanto un Dio, non due o tre, e si sottomettono a Dio e la sua voce sulla terra, il vicario di Cristo, il Papa, e non di insegnare le cose molto sbagliate che danneggiano tantissime anime oggi per la loro conversione all'umiltà vera, non falsa. Per questo preghiamo. Chiediamo in questa preghiera a Dio Padre per questo grande, grande virtù fondamentale, umiltà, che oggi non è una bella parola, perché tutti vogliono essere più grandi degli altri, più superiori degli altri, ma i santi dicono che senza umiltà non c'è virtù, sarebbe amore falsa, tante altre cose false, perché se non c'è umiltà non c'è niente. E che umiltà, la parola umiltà viene dalla parola humus, che vuol dire terra. Come noi diciamo all'inizio di Quaresima, tu sei polvere e tornerai a polvere. Di ricordare chi è Dio e chi siamo noi, ecco ciò che è umiltà. E di pregare per tutti i nostri responsabili religiosi che loro ricordino questo fatto, che siamo tutti polvere, anche se Dio ci ha dato una responsabilità grande. Rimaniamo polvere e c'è un Dio in paradiso. Per questa grande grazia della virtù di umiltà, preghiamo questa preghiera. Padre nostro.